Buongiorno a tutti, siamo di fronte ad una doppia crisi, da una parte abbiamo una crisi sanitaria, dall'altra abbiamo una grave crisi economica. Se non si muore di coronavirus, c'è realmente il rischio che nel nostro paese si possa morire per crisi economica? Questa è la domanda, la grande provocazione che Maria Elena Capitanio, giornalista di Panorama, ha fatto ai microfoni di Ok Italia, parliamone. La Capitanio si chiede anche quanto tempo il nostro paese possa ancora permettersi di restare fermo ed ancora ha analizzato le varie ipotesi di scenari futuri che si stanno facendo avanti in questo periodo. Uno fra questi è l'ipotesi di dividere la popolazione in tre fasce di età, allentando così i cordoni del contenimento. Ha valutato anche per noi quali posizioni sono state assunte negli Stati Uniti d'America ed ancora si chiede con forza se la comunicazione posta in essere dalla protezione civile circa i dati degli infetti, dei guariti e dei deceduti sia un'informazione corretta e veritiera. Ed ancora, domanda ultima a cui cerca di dare una risposta, è quale ruolo ha l'Europa in questa emergenza economica? Sentiamo il contributo della Capitanio. Si può dire che le emergenze siano due, da una parte quella sanitaria e dall'altra quella economica, come hanno anche sollevato in questi giorni le opposizioni. Se non si muore di coronavirus, si rischia di morire appunto di crisi economica che nella seconda parte dell'anno inizierà a mordere. Da una parte ci si domanda quanto con la nostra economia, la nostra struttura di sistema paese, riusciamo a tenere il paese così fermo in contenimento, quindi con tutto fermo a livello di consumi e di produzione. Dall'altro, ovviamente, gli economisti si domandano quale possa essere la ricetta migliore una volta ritornati, diciamo, nella normalità, usciti dall'emergenza per la ripresa dei consumi e della produzione. Ho letto di un'interessante idea che è venuta a un imprenditore, leggo qui il nome, Giovanni Cagnoli, presidente di Carisma, che è una holding di 14 aziende con un fatturato importante, e lui ha lanciato l'ipotesi di dividere la popolazione in tre fasce, di età ovviamente, rispetto a livelli di rischio. Quindi la popolazione over 60, over 65 è quella che deve stare a casa ovviamente, quindi usufruendo della spesa online, per chi non è ancora in pensione, dello smart working. Poi la fascia di popolazione che va dai 65 ai 55 con un allentamento rispetto alle misure che ci sono adesso un pochino più soft, e poi quelli sotto i 55 che dovrebbero pian piano ritornare alle proprie attività, ovviamente sempre soppesando i rischi singoli di contagio. Mi ha fatto molto riflettere la decisione di Trump di cominciare ad allentare queste misure di contenimento e di allentamento sociale, dando poi mandato con una lettera ai governatori di regolarsi da contea a contea rispetto al livello di rischio di contagi. Poi ci sono tante idee da parte degli economisti e di ovviamente professori universitari che trattano questa materia, perché effettivamente la crisi economica a cui ci stiamo affacciando potrebbe essere peggiore, uguale o peggiore rispetto a quella che aveva portato come risultato la Seconda Guerra Mondiale. È ovvio che andare avanti a livello politico con il buonismo con cui il governo italiano sta andando avanti non è una risposta sufficiente al problema, alla grave crisi. A me, per esempio, fa specie che la Protezione Civile ogni giorno faccia questa conferenza stampa, che ovviamente poi vedono tutti attraverso i social, in cui si fa la conta dei morti, la conta dei contagiati, dei guariti, soltanto che tanti comitati scientifici, proprio il mondo della scienza, sta mettendo in dubbio il valore dei dati che vengono diffusi, anche perché, ad esempio, il dato dei guariti è un dato un po' farlocco, perché lo si fa rispetto, è un conteggio che si fa rispetto alle persone a cui è stato fatto il tampone. Quindi sono conteggi che non fanno altro che creare da una parte allarmismo oppure false speranze. Quindi vedo questo hashtag che circola, andrà tutto bene. Se non si fanno delle cose concrete, degli atti concreti, se non si interloquisce in maniera costruttiva con l'Unione Europea, è ovvio che non andrà tutto bene. Rispetto alla conference call che Conte ha fatto con i nostri interlocutori europei, l'Italia,
non fa altro che rimandare il problema e si vede messa all'angolo. Quindi ancora una volta l'Unione Europea non si dimostra, vabbè, unione politica non l'è mai stata, però neanche unione economica, semplicemente un comitato d'affari in cui alcuni stati membri valgono effettivamente e pesano più di altri. Quindi ci auguriamo che il governo, a parte le dirette Facebook di mezzanotte, faccia qualcosa di concreto e cominci a pensare non solo all'emergenza sanitaria, ma anche a quella economica che ci sta attanagliando parecchio e potrebbe mettere in ginocchio il nostro paese e cambiare completamente gli scenari futuri. Ringraziamo Marielena Capitano, giornalista di Panorama, che ai microfoni di Ok Italia Parliamone ha fatto una attenta disamina della situazione attuale. Arrivederci al prossimo contributo.